Cari telespettatori, buonasera. Avete saputo dai giornali, dalla televisione, che Berlusconi è stato oggi operato, stamattina l'intervento è andato a detta del portavoce dell'ex presidente del Consiglio. Benissimo, il paziente riposa, sarà svegliato. Dicono domani all'alba: vediamo, non ci dovrebbero essere conseguenze, tutto è filato liscio, è andato per il meglio. Ma noi vogliamo approfondire un po' questo argomento di stretta attualità. Non per entrare nella privacy di Berlusconi, è lontano da noi questa idea, ma per dare un po', come dire, dei punti di riferimento. In materia di cardiochirurgia e lo facciamo con il professore Sergio Caperrotti il quale è il primario cardiochirurgo della clinica Montevergine che voi sapete è una clinica di eccellenza è stata segnalata pochi giorni fa dalla stampa come proprio una clinica dove si fa seriamente la cardiologia e la cardiochirurgia e quindi abbiamo questa perla, diciamo, medica nella nostra provincia e vogliamo valorizzarla. Grazie, professore, per Grazie aver accettato l'invito. L'abbiamo sottratta ai pazienti anche perché come dire, Pino Moscaritolo che la accompagna è stata nostra collega qui per tanti ah, anni bene, bene. lei gioca in casa certo, in certo, certo, certo. certo, senta professore, di che soffre Berlusconi? è addetta diciamo della stampa per lo meno per quello che si sente dai, dai media eh, il suo problema è riferibile a una eh, malfunzione di una delle valvole cardiache, mm. in particolare la valvola aortica. Malfunzione che determina un sovraffaticamento del muscolo cardiaco, come generalmente avviene quando eh, ci sono delle patologie che eh, riguardano proprio le valvole cardiache. Senta il paziente che avverte. Il paziente eh, eh, diciamo in una fase piuttosto precoce della malattia non avverte granché. È asintomatico. è asintomatico. Perché i segnali della malattia dal punto di vista sintomi si incominciano ad avvertire quando già la malattia ha creato dei danni e generalmente questi danni sono a carico del muscolo cardiaco che noi dobbiamo immaginare essere come un elastico. Nel momento in cui questo elastico si sfianca non funziona più, ecco, non fa più che, uso. che danni in genere a livello cardiaco? No. Proprio una, una, quello che noi chiamiamo, diciamo, lo scompenso cardiaco, no? lo che, scompenso. Ecco, lo scompenso cardiaco è proprio eh, riferito ad una malfunzione, a una perdita di elasticità del muscolo cardiaco. Come si diagnostica? Generalmente si diagnostica al di là del, 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 dei, degli squisiti segni clinici che sono appunto un affanno oppure un'alterazione del ritmo cardiaco come tachicardia in particolare sotto sforzo nelle fasi iniziali e poi diventa sempre più frequente anche a riposo, al di là di questo poi ci sono le indagini strumentali come l'ecocardiogramma oggi. Che è un'indagine sicuramente non invasiva, un'indagine molto semplice, che ci mette in condizioni di valutare appunto tutte queste lesioni. Senta, l'intervento è tassativo, bisogna intervenire per forza chirurgicamente. Certo, perché mh, queste, queste lesioni non hanno mai una storia naturale che si ferma o che può essere. Eh, diciamo placata da, da, da farmaci, eh, queste sono malattie evolutive e quindi l'evoluzione purtroppo porta a una condizione in cui non si può più recedere e l'intervento diventa più complesso e con un rischio assolutamente maggiore e con un recupero che non può essere quello desiderato. Non le chiedo di descrivermi l'intervento perché credo che sia una cosa complessa, certo. però quali sono i punti proprio salienti, cruciali? Ma i punti cruciali dell'intervento si riassumono in effetti innanzitutto nella circolazione extracorporea, essendo un intervento a cuore aperto, come sì. si suole dire, eh, necessario sottoporre il paziente. Ma si apre proprio il cuore, si apre, si apre lì dove, nel caso della valvola ortica si apre questa arteria che nasce appena dal cuore sì. e che immediatamente mette in evidenza questa valvola che sta tra il cuore e la circolazione generale. Per cui quando la valvola si sfianca, si sfianca sì. il sangue va nel ventricolo sinistro. Il sangue sinistro. va nel ventricolo sinistro, sì. recede nel ventricolo sinistro, ben, certo. Senta, è rischioso per la vita del paziente un intervento del genere? O richiede, richiede semplice oppure richiede alta specializzazione? Ma guardi, questi sono interventi che per noi sono diventati oramai di routine. Rutinari perché se posso permettermi con orgoglio di riferire quella che è la nostra eh, personale esperienza, noi abbiamo una, una percentuale di rischio chirurgico su questi interventi che va molto al di sotto dell'1%. Ne parleremo. Senta, dopo l'intervento si richiede un monitoraggio e un controllo della funzione cardiaca particolare. Beh, il paziente deve essere assistito immediatamente dopo in terapia intensiva. Terapia intensiva significa che deve essere sottoposto a un controllo continuo e costante di tutti i parametri vitali. Mm, ho capito. Quando pre tempo presumibilmente si sta in terapia intensiva? Ma guardi, generalmente oggi come oggi viene, soprattutto nelle persone anziane, viene preferita quella che noi chiamiamo estubazione precoce estubazione precoce se l'intervento non ha avuto nessun problema si eh, realizza nelle prime due o tre ore dopo l'intervento ho capito. quali possono essere i postumi di una simile operazione? Ma, eh, il, diciamo che eh, i postumi sono sono relativi probabilmente a una sofferenza che può essere dovuta alla frattura sternale, tra virgolette, ma come se fosse una banale frattura, ma niente di più. Il paziente ritorna ad una vita normale se la funzione ventricolare e quindi se la funzione del muscolo cardiaco viene salvaguardata. Sente, professore. Berlusconi ha 79 anni. Sì, lei ha centrato il problema. Sì. Può tornare ad una vita attiva? Assolutamente sì, certo anche politica come no? quanti gli affanni. Beh, se quanti. no, ma non è relativo all'intervento, è relativo alla sua condizione di partenza. Se la sua, e io credo che una persona come Berlusconi sicuramente sarà stato tenuto sotto controllo frequentemente. Mm. Quindi ritengo che fosse in una condizione ideale per subire l'intervento. Ho capito. Senti, professore, in questi casi si può ricorrere anche ad un trapianto? Ma eh, dovrebbe essere... Dovrebbe la, 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 questa cosa, questo intervento avrebbe dovuto essere talmente ritardato da, da mettere il, il, il paziente in condizioni di non poter subire un intervento normale. Non, non credo insomma che si debba oggi arrivare a tanto ecco. è necessaria una terapia riabilitativa e come avviene se è necessario eh, non è detto che soprattutto in soggetti giovani perché abbiamo molti soggetti giovani che si operano per queste patologie i soggetti giovani è preferibile evitare perché in condizioni di benessere L'allungamento dell'ospedalizzazione potrebbe essere addirittura controproducente, mentre invece in soggetti che ne hanno effettivamente bisogno, allora a questo punto è giusto e corretto subire un ulteriore periodo di ospedalizzazione per la, come dicevamo, per la riabilitazione. Ecco, senta, professore, quanto tempo dura normalmente ecco, una convalescenza di questo tipo? Per cioè, quanto tempo dovrà stare lontano, garantito, controllato e via di seguito, prima di mettersi? Ma io ritengo che il, il paziente generalmente dopo un mese può riprendere una, una vita più che normale. Eh. Lei mi ha già risposto a questa domanda, volevo chiederle se è una, un intervento rutinario oppure praticamente è un sì. intervento. È mm. un intervento. Senta, la disfunzione della valvola aortica accertata su Berlusconi, da che cosa può essere stata causata? Ecco, è solo un fatto mecca di meccanica del cuore, oppure ci sono dei fattori incidenti? Ci sono delle malattie che generano appunto, come dicevamo prima un'alterazione un del normale funzionamento delle valvole cardiache, la più conclamata e quella più chiamata in causa, che per fortuna oggi è stata debellata, è il reumatismo articolare acuto, ah. la malattia reumatica cosiddetta. Oggi che da noi era, eh, era mh, molto frequente, sì. nelle nostre, perché generalmente questa si riferisce ad ambienti malsani ed umidi. E quindi eh, nei, nei nostri territori era piuttosto frequente. Per fortuna oggi è stata debellata. Eh, altre cose sono appunto la, la cosiddetta malattia sclerotica dell'anziano: per cui i tessuti si irrigidiscono e praticamente, irrigidendosi, non riescono più a svolgere il loro lavoro normale. Ecco, questo volevo chiederlo appunto. Sì. Un vizio valvolare di questo tipo sì. può aver inciso sulla funzione di altri organi, beh, alla lunga sì, soprattutto a livello polmonare. Soprattutto a livello polmonare, ma voglio dire, deve essere in una fase molto avanzata. Ecco, senta professore, Berlusconi è stato più volte colpito da malori durante comizi, durante assemblee e via di seguito. Alle spalle c'ha uno staff medico notevole, l'ha detto certo, anche lei. Certo. Poi c'è il medico personale che lo accompagna e via di seguito. Ma questi malori non potevano essere la spia di questo vizio. Certo. E questo vizio non si evidenzia anche con un, un semplice elettrocardiogramma. Lei ha parlato di Ecuore. Sì. Ma, eh. Ma eh, sì, l'elettrocardiogramma avrebbe potuto mettere in evidenza una risposta particolare un semplice sì, elettrocardiogramma. avrebbe potuto mettere in, in evidenza una turba del ritmo cardiaco, un'alterazione sì. del ritmo cardiaco in particolari condizioni, oppure una, una condizione anatomica del muscolo cardiaco come l'ipertrofia, cioè l'aumento sì. di spessore del muscolo in risposta alla malattia della valvola. Però, insomma, ecco, voglio dire, non, non è detto, ecco, non è certo. Ho capito. Senta, la cardiochirurgia italiana sì. è una cardiochirurgia di eccellenza? Assolutamente sì, assolutamente sì. Mm. sì. Dunque, secondo lei, ha ragione di essere più il cosiddetto viaggio della speranza, come si diceva una volta? Ecco, per esempio, io ricordo l'esempio di un grande giornalista quello di Enzo Biaggi sì. il quale ha subito quattro, tre o quattro bypass in Inghilterra e andò in Inghilterra sì. al cardiopirurgo Ross si sì, chiamava. Sì, sì. Ecco. sarebbe stato in Italia anche un intervento normale non c'era bisogno di Ross io non ricordo in che anni successe mm. questo però le assicuro che Oggi è una cosa che non, non ha più motivo di essere per quanto riguarda la qualità della, della, del, del, del trattamento tecnico che noi siamo in grado di dare, assolutamente. Senta, però, sì. chi sono stati in Italia i pionieri della cardiocirurgia? Eh beh, io ricordo il professor Donatelli eh, che è stato uno dei maggiori, eh, lo stesso lo stesso insegnava a Napoli Donatelli no, il Donatelli era credo che fosse a Milano, Milano credo che fosse a Milano e poi eh, lo stesso eh, come si chiamava quel, quel cattedratico famosissimo chirurgo romano Valdoni, anche lui ha incominciato incominciò a fare degli interventi di cardiochirurgia in Italia Pietro e Baldoni. lo stesso come dice? Pietro Valdoni Pietro esatto. E poi ci fu un altro grande chirurgo, forse un po' meno conosciuto, che era il professor De Blasi a Bari. A Bari. Anche lui aveva fatto qualche intervento di cardiochirurgia. Senta professore, che cosa rappresenta Chris Barnard nella storia della cardiochirurgia? Eh, Chris Barnard. <ride> Per i non addetti ai lavori, eh, diciamo, rappresenta l'eroe della cardiochirurgia. Ma lui, è, al di là della bravura tecnica, che nessuno mette in discussione, è stato un po' eh, diciamo, rubato il tempo a, a, a Shamway e a De Becky, mm. perché loro erano. gli, sì, americani. gli americani, sì. Loro si sentivano pronti per il trapianto, ma non lo facevano perché avevano paura delle conseguenze del trapianto, come l'immunodepressione e così via, dicendo. Perché allora, il a, a quei tempi, eh, ancora non erano stati individuati i farmaci per combattere queste realtà. E invece Barnard diciamo, non si interessò di questo problema e volle fare lo scoop. Grottusciur. Il Grotto Chour Hospital. Ah, il Grotto Chour sì. Hospital. Senta una cosa, è proprio per aver anticipato i tempi, non c'è stata una specie di legge di contrappasso negativo. Come no? Nel senso che poi Barnard non ha più potuto operare certo. per una poliartrite sì, sì, alle mani. Certo. È vero questo, sì, è vero. Senta, quali sono le doti che deve avere un cardiochirurgo? Beh, eh, io ritengo che eh, debba essere Senti, una persona... Quali sono le sue doti? Beh, le mie doti, io... innanzitutto l'umiltà. Mm. Sono momenti in cui... Poi bisogna necessariamente dedicarsi al paziente in tutto e per tutto e poi saper affrontare eh, ciò che non ci aspettiamo. Ecco, nel momento in cui poi c'è la difficoltà al tavolo operatorio, bisogna avere la possibilità di rimanere fermi, freddi e saper dominare eh, l'imprevisto. Sia in campo che sì. praticamente. Esatto. Saper dominare l'imprevisto, sì. Sente, professore, e questa X diciamo la incontra spesso o è rara. Eh, quello che noi eh, diciamo so, dobbiamo, dobbiamo saper affrontare è l'emergenza. L'emergenza oggi non è più così frequente perché eh, ci sono state delle soluzioni che hanno permesso di affrontarla con maggiore tranquillità e di prepararsi meglio. Per cui eh, io ricordo ancora gli anni in cui ero all'ospedale San Carlo di Potenza ed eravamo bersagliati dalle emergenze, ma siccome la diagnostica non era ancora ben eh, sviluppata, eh, molto spesso ci trovavamo a dover fare i conti con cose non ben conosciute. E, e questo per me è una fortuna perché è stata una scuola. Oggi purtroppo i giovani, devo dire, che questa scuola non ce l'hanno. Senta, giorni fa Papa Francesco parlando ai medici sì. ha citato una frase di un diciamo, cristiano esemplare, Camillo De Vellis, sì. il quale diceva ai suoi colleghi mettete il cuore nelle vostre mani. Ecco pratica questi interventi difficili come li pratica lei, si rende conto della responsabilità che grava sulle sue spalle oppure si affida soltanto alla sua preparazione scientifica e alla tecnica operatoria? No, ma io, io ritengo che il avere coscienza di, di avere a che fare con un essere umano e quindi di avere a che fare con una vita debba essere sempre il primo movements di quello che ci porta all'intervento chirurgico. E il resto, la, il, il discorso tecnico dipende un po' dall'esperienza, dipende dalla scuola fatta e così via dicendo. Ma eh, ci deve guidare in ogni caso sia l'una che l'altra delle caratteristiche. Senta, non mi chiami romantico se io no. le faccio questa domanda. Per lei il cuore è soltanto un muscolo e il palpito del cuore dipende solo dal nodo di kite e flag. Questa è una bella domanda. E io purtroppo facendo il, il, il mio mestiere devo essere un concreto devo necessariamente essere un concreto quindi per me eh, esiste l'anima esiste la mente il cuore è un motore e come tale insomma va trattato ho capito bene senta alla clinica di Montevergine siete attrezzati per esempio per un intervento come quello a cui si è sottoposto a lei già certo. mi ha detto lo facciamo. Ma se dovessimo fare un trapianto proprio di cuore, siete attrezzati per un intervento di cuore. che il, il trapianto di cuore non, diciamo tecnicamente, è uno degli interventi più semplici che esistono. Mm. Il trapianto così come concetto è un fatto squisitamente organizzativo. Sì. noi non abbiamo come struttura privata e chiaramente come struttura non, non siamo autorizzati a questo e credo che sia corretto che solo poche strutture sul territorio italiano debbano essere eh, autorizzate perché sono degli interventi che prevedono una cultura organizzativa particolare ma organizzativa organizzativa perfetto senta la stampa italiana, vi ha giudicato uno dei centri cardiologici di eccellenza sì. in Italia, pare il terzo, sì. No? Sì. Ancona e sì. qualche altro, non sì. mi ricordo. Sì. Ecco, su quale base poggia un giudizio così lusinghiero da parte, diciamo, dei, dei, dei quotidiani? È un giudizio che fa onore alla rispinia. Certo, il, il tutto si basa sul numero degli interventi fatti e sul, sulla percentuale di mortalità relativa a questi interventi. Noi abbiamo, come le dicevo prima, come le accennavo, eh, in particolare sui bypass, eh, tra i migliori risultati, bypass aorto coronarici, tra i migliori risultati sul campo, in campo nazionale. E, ma meglio ancora come dicevo su questo tipo di interventi sulla valvola, sulla sostituzione della valvola ortica che raggiungono quasi lo 0% di mortalità beh senta professore chi è stato il suo maestro? eh questa è una bella domanda è la seconda le... bella domanda anche questa è una bella domanda perché neanche a farla apposta io ho avuto un tutoraggio nel mio training olandese proprio da Ottavio Alfieri. Ah, <ride> sì. ah sì, sì, ah, sì. Capito? Diciamo che Alfieri è quello che ha operato per lo sconto sì, sì. tanto per sentimenti degli spettatori. Negli anni 82-83. Uno dei miei tutors era proprio Ottavio Alfieri. Che gli deve? È molto. Molto, soprattutto, soprattutto, soprattutto la, il, il modo di ragionare. Soprattutto il modo di ragionare, cioè, e lui è, se mi è permesso dire, una persona che va all'obiettivo eh, cercando di evitare i fronzoli. E quello che io dico ai miei. Eh, uno dei motivi, cioè una delle cose che io ho sempre notato in lui, che a lui cerca, ha cercato di insegnare e che cercava di insegnare a tutti noi, era la semplificazione dei problemi. Cioè praticamente ridurre all'essenziale: ridurre all'essenziale. Sì. All allora, sì. Ho capito. Quali sono le frontiere della cardiochirurgia, le nuove frontiere? Ma adesso la cardiochirurgia si spinge sempre verso la minore invasività. Il problema è che purtroppo questa minore invasività viene immaginata come minore invasività anatomica, nel senso del taglio piccolo. Questa per me non è minore invasività, quella minore invasività è quella biologica, quella che determina meno danni all'organismo. Poi siccome io parlo di cardiochirurgia, se il taglio invece di essere di 5 cm e di 10 cm io devo badare a non arrecare danno all'organismo del paziente. Beh, senta professore, qual è l'intervento suo che ricorda con particolare memoria, diciamo, le è rimasto impresso? Ma io eh, ricordo più che un intervento in particolare, ricordo una notte in cui eh, fummo costretti, ero a Bari allora, fummo costretti in una notte a operare tre pazienti di dissezione aortica, eravamo in una condizione di emergenza, tre pazienti di dissezione aortica. Dove l'ho fatto? L'ho fatto a Bari, eh, presso una, la struttura che allora dirigevo, e, ed eravamo in, in turno di emergenza con il 118. Okay. Quindi okay. noi nel giro di praticamente quasi 18 ore abbiamo dovuto operare tre pazienti per una dissezione aortica. Beh. E qual è l'intervento che non le è riuscito? Un flop. Flop è, è stato un, re, ecco, un, re, un reintervento su un paziente piuttosto giovane. Reintervento, cioè operato già ecco. la prima volta di bypass orto coronarico, non nella nostra struttura. E eh, dopo pochi, pochi anni i Bypass erano chiusi, e si rivolse alla nostra struttura per essere rioperato. e, e Purtroppo, eh, come lei ben sa, eh, il reintervento molto spesso determina delle condizioni anatomiche di estremo rischio, soprattutto nel momento in cui si apre lo sterno perché sotto lo sterno c'è collegato direttamente il cuore e quindi purtroppo lì successe eh, il non posso dire l'imprevedibile perché questo è uno dei rischi l'irreparabile sì. ma l'irreparabile la famosa incontrata sì. non per caso. Sì. Bene, senta un consiglio pratico e chiudiamo così la nostra intervista sì. per i nostri as... ascoltatori che cosa deve fare? Sottoporsi a visita cardiaca, cioè una prevenzione? La qualità di vita, soprattutto la qualità e di la, qualità di vita. la qualità di vita, nel senso che è, è necessario una giusta e corretta alimentazione, è necessaria una adeguata attività fisica? Eh, assolutamente il, il, il non fumo e per il resto insomma per quello che riguarda un altro dei fattori di rischio che è attenzione alla cura del diabete ma l'unico fattore di rischio purtroppo che non si può gestire è la familiarità perché professore c'è anche una... ce port... sì, sì. un fatto genetico sì sì sì, quella ce la portiamo nei geni e se uno... È Più o meno diciamo geneticamente o comunque familiarmente, come diciamo noi, è indirizzato verso un certo tipo di patologia, purtroppo ha maggiori rischi di andare incontro a questo tipo di patologia che una persona che. Banalmente si dice che bisogna scegliere se il padre o la madre. Eh, diciamo così diciamo così, diciamo così. professore la ringrazio moltissimo ringrazio per tutte le spiegazioni che ha dato sono veramente come dire lusingato di averla avuto mio ospite in questa trasmissione auguri per la clinica grazie Montevergine grazie. che è sempre disponibile per la certo. verità ad ogni nostra sollecitazione sono in aumento o sono in regresso le malattie cardiovascolari? No, sono un, forse sono un, sono un po' in regresso. Sono un po' in regresso. E su questo auspicio, su questa anzi, costatazione, io la saluto e le auguro buon lavoro. Grazie, grazie. Cari telespettatori, avete sentito un luminare della cardiochirurgia, vi abbiamo dato anche le tutte le notizie di cronaca del caso, chiamiamolo così Berlusconi. Ringrazio tutti per l'ascolto, ringrazio il nostro regista Raffaele Perillo per la collaborazione tecnica. Buonasera a tutti.